pareggio contemporaneo delle prime della classe città di Guardavalle e Real Pizzo nella giornata di campionato di questo 5 di novembre. Realmente le due squadre hanno giocato nell'anticipo di sabato, tutte e due hanno chiuso sull'1-1 ed entrambe hanno avuto un andamento strano per la partita, perché il Città di Guardavalle è stato raggiunto sul finale dalla Real Pargheria, mentre il Real Pizzo ha dovuto rimontare sul 1-1 anche qui con il Città di Soverato. Cambia poco per quanto dicevamo per la classifica, perché le due squadre restano saldamente in testa con 14 punti e tengono a distanza appunto la squadra del Città di Soverato, che peraltro, però dobbiamo ricordarlo, ha già riposato e quindi ha una partita in meno. Si avvicina la Rosarnese e il Pino Donato Taverna, che a questo punto si portano anch'esse a 10 punti. Il Pino Donato Taverna va a vincere seccamente contro il Borgia al Federale di Catanzaro Sala 6-1, il che rende difficilissima la posizione appunto della squadra del presidente La Piana, che si trova in fondo alla classifica. La Rosarnese invece va a vincere a Mileto 2-1 contro il Real Mileto e quindi si porta, come dicevamo, nelle zone alte della classifica. E altri risultati da segnalare: l'importante vittoria casalinga del Real Montepaone sul Prasar e il pareggio tra Piscopio e Comprensorio Corace, ultimo risultato anche in questo caso di parità tra Rombiolese e Promosport Lamezia, il che porta a questo punto una classifica che vede, come dicevamo, il Borgia penultimo, il Real Mileto ultimo con un punto e poi Promosport Lamezia a 4 punti in testa, come dicevamo, quelle due squadre di Guardavalle e di Pizzo, con le inseguitrici che sperano di poter reinserirsi nella zona alta della classifica.